Ed eccoci a vedere un altro titoletto indie che è stato rilasciato da poco, fatto dalla Ovo Sonico e pubblicato dal 505 Games, Last Day of June, l'ultimo giorno di giugno. La storia di questo gioco vede per protagonista Carl e June, che sono due personaggi che hanno avuto una bellissima avventura magica. E praticamente lui è talmente curioso da chiedergli: ma tu mi ami? Ma succederà qualche cosa di interessante nel corso della storia, vi avverto. Colpi di scena inaspettati, non ve lo voglio anticipare. Vediamo ovviamente la grafica. Allora, graficamente questo titolo presenta una grafica che mi ricorda sotto tanti aspetti Firewatch, perché ambientazioni che sono fatti in elementi tridimensionali, niente male, ok, ma vedo anche che ci sono elementi 3D nascosti da un 2D, niente male, che insomma rendono molto bene gli effetti di luce e ombra, e non stona per niente neanche oggi. Devo dire che mi ha stupito. Poi anche i personaggi, semplificati nel design, ma carismatici in un altro. Effetti sonori ne abbiamo tantissimi all'interno di questo gioco, carini da ascoltare, tutti quanti, ok? Poi abbiamo anche colonna sonora, che è veramente qualcosa di poetico e trascendentale, non avete idea. Per quanto riguarda la giocabilità, che questa è la parte più importante, Last Day of June cos'è? Semplicemente un gioco d'azione avventura. Noi muoviamo il nostro protagonista maschile quattro occhi, che deve andare in giro per l'ambientazione e cercare di risolvere gli enigmi per ritrovare la sua donna scomparsa, ovviamente. Il tutto è accompagnato da delle belle sequenze cinematiche che sicuramente non stonano per niente. Ma la cosa che sicuramente capirete è che c'è un'evoluzione psicologica del personaggio che sicuramente non guasterà, perché adorava un gioco di avventura un po' più alternativo. Ho notato anche addirittura che certi enigmi non sono proprio tra i più facili che ho mai visto, ma ce ne sono alcuni che sono abbastanza difficilotti. Quindi un titolo che sa essere divertente nella sua semplicità, ma anche che a volte anche un po' troppo difficile. Se volete recuperarlo, c'è per PC, ma è stato rilasciato anche per il PlayStation Store, qua, per la PlayStation 4. C'è anche una curiosità: questo titolo fu fatto da Massimo Guarini, in pratica è un indie.